Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Abbiamo aperto anche il sito proaudiolearning.com da cui poter acquistare i nostri corsi professionali, oltre ad un account Patreon in cui troverete anche altri video tutorials. Tutti i link sono in descrizione. Non dimenticate di cliccare sul tasto subscribe e nella campanella in basso a destra per iscrivervi al canale e lasciare un commento sotto. In questa lezione ci occuperemo di vedere come funziona Presonus Sphere e come possiamo trarne i vantaggi che offre questo tipo di opzione in abbonamento. Andiamo sul mio account, ho già sottoscritto il mio Presonus Sphere, per cui daremo un'occhiata dall'interno e vedremo esattamente cosa troviamo. Ovviamente, oltre ai nostri prodotti registrati, troveremo una pagina dedicata al nostro Sphere, dove appunto possiamo scegliere di avere tutti i nuovi aggiornamenti dei plugin di Studio One, come in questo caso l'Ampire High Density Pack, direttamente nel nostro Ampire. La possibilità di vedere delle lezioni più approfondite di quelle presenti sul canale YouTube di Presonus, e la cosa che trovo molto interessante, andando nell'opzione Browse Exclusive Content, trovare una grandissima quantità di video lezioni sui vari argomenti, come ad esempio la registrazione delle chitarre, l'utilizzo della pipeline in maniera più approfondita e tanti altri micro seminari creati appunto dai nostri amici di Presonus, suddivisi direttamente per sezioni e quindi seguire anche delle masterclass esclusive dell'abbonamento Sphere. L'altra grossa novità è quella di poter, tornando nel menu, avere a disposizione ovviamente Studio One 5 Professional, tutti gli update disponibili e Notion 6, e quindi accedere anche al software di Notion. Oltre questo, la sezione Add-ons sotto Products è estremamente ricca. Troviamo infatti tantissime librerie, tantissimi loops e tantissimi suoni già pronti da scaricare ed utilizzare all'interno del nostro Studio One attraverso la finestra Browse. Troviamo inoltre tutti i plugin relativi al Fat Channel, i plugin esclusivi e tutte le librerie disponibili per Notion, quindi tutte le librerie orchestrali create per Notion. Stiamo parlando di un totale di circa 4.000 euro di software che possiamo ottenere appunto con un abbonamento mensile. Questo ovviamente dà diritto anche agli update nel tempo. L'altra sezione molto interessante è Workspace. Infatti in questa sezione possiamo condividere le song con i nostri amici che hanno accesso al loro Presonus Sphere e poter lavorare comodamente insieme sullo stesso progetto. Avere quindi degli shared files e la timeline, oltre ad una chat in tempo reale che ci permette appunto di parlare con chi sta lavorando insieme a noi. Questo è un sistema molto comodo, io utilizzo spesso delle song esportate magari in OGG file molto più leggere, sulle quali gli altri, i miei collaboratori, possono suonare e registrare le loro parti in Wave, dopodiché reimportarle nel mio progetto in Wave e quindi continuare a lavorarci sopra. Anche la sezione Exchange è particolarmente ricca di contenuti. Troviamo infatti dei contenuti esclusivi anche di altri artisti, e ovviamente le loro relative patch da utilizzare all'interno del mixer di Studio One, ad esempio. La sezione Learn, come abbiamo visto, contiene dei video esclusivi relativi appunto all'utilizzo di Studio One più altre tecniche di registrazione o di arrangiamento o di mastering, come in questo caso insieme a Joe Gilder. Vengono poi aggiornati tutti gli eventi speciali a disposizione di chi lavora in Presonus Sphere. Lo vediamo qui, Only for Presonus Sphere Members. Abbiamo quindi dei live stream già creati appositamente per chi lavora con Studio One e mette a disposizione appunto dei seminari esclusivi per Studio One. Per cui se abbiamo bisogno di utilizzare tutto l'universo di Presonus e quindi l'universo di Presonus Sphere, l'abbonamento è sicuramente la soluzione più ottimale. Nel caso in cui ovviamente invece utilizziamo soltanto Studio One con i propri relativi plugin o plugin di terze parti che già utilizziamo e non abbiamo bisogno di tutto questo software e universo parallelo, possiamo continuare a lavorare sul nostro prodotto acquistato o in bundle con le nostre schede audio Presonus. Questo è tutto ciò che riguarda Presonus Sphere.
Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online sul sito proaudiolearning.com o jgrstudios.com, dove gli argomenti vengono trattati in maniera semplice ed accurata. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirci su Facebook, YouTube e MusicOff. Se volete contribuire alla realizzazione di questi video gratuiti, iscrivetevi anche al canale Patreon, dove ne troverete altri esclusivi ogni mese. Per il momento è tutto, ciao, a presto!